Buongiorno mie amate bussole, come state? Spero tutto bene. Io sono sveglia da più o meno 2 minuti e ho preso in mano la videocamera perché oggi verrete con me nelle mie 24 ore al campeggio. Spero che qua sia uscito un bellissimo titolo, chiunque mi abbia editato un video avrà messo un bellissimo titolo qui di 24 ore al campeggio, vero? Andre? Sì, penso che lo facciamo. Allora, fagli vedere. Adesso c'è un altro titolo che è... Possiamo iniziare! Adesso c'è un altro titolo che è... Possiamo iniziare! Sono precisamente le 9:08. Spero riusciate a vedere. Io ho dormito con Ale qua nel... Come si chiama? No, cabina. Nel sopracabina. Vabbè, poi lo vedete stasera. E la prima cosa che si fa alle 9, penso la farete a casa vostra, è la colazione. Io non amo fare la colazione, però quando sono in vacanza ogni tanto la faccio, quindi piano piano scendo. Eccomi qua. Siccome siamo in campeggio e quindi non in camper, abbiamo una base, per andare a lavare i denti e fare la pipì si può andare nei bagni. Tu sei già andato? Già andato, sì. Adesso vado io. Questo è quello degli uomini, ma noi ovviamente siamo delle donne, quindi possiamo entrare. E vedete che qui ci sono le docce, qui invece ci sono i lavandini, addirittura sono chiusi, molti campeggi questi sono aperti, invece qua sono chiusi. E invece qui abbiamo i water, i gabinetti. Io ora entro perché mi scappo un sacco la pipì con questi belli capelli. Qual è la differenza tra quando vai in un campeggio e quando invece vai in un parcheggio? Che nel parcheggio non ti puoi allargare, nel senso che se devi mangiare devi farlo assolutamente dentro al camper. Invece qui hai un'area, diciamo, tua, dove puoi mettere giù tutto quello che vuoi. E quindi noi abbiamo messo giù il nostro tavolino, eccolo qui, su cui ora faremo colazione. Da dove sono usciti questi pacchi di Ringo? E poi abbiamo messo questo filo, così possiamo stendere le cose che sono bagnate. E quindi la prima cosa che faccio è la colazione, ovviamente dopo aver tolto i pezzi di frutta e marmellata. Che schifo, veramente. Ho finito il succo, beh, dopo andremo al market a comprarlo. E quindi buona colazione a tutti. Una cosa molto comoda del campeggio è la batteria, cioè che sei collegato alla corrente. In che senso? Che praticamente finché non hai questa carica, tu puoi connettere la corrente solo con questo buchino qui, che è quello che va nel, diciamo, nell'accendisigari, quindi una piccola USB che ricarica molto molto lento. Immaginate me e Ale, che comunque lavoriamo sul web, stare 3-4 giorni con semplicemente quella batteria lì è impossibile, perché per esempio fa la carica del telefono in una notte solo al 30%. E quindi noi eravamo provvisti di 1, 2 e 3 power bank. Adesso invece che siamo in campeggio, aiuto, come potete vedere ci siamo attaccati alla batteria che va fino lì. Così invece abbiamo la corrente normale, abbiamo 2 prese di corrente e possiamo fare quello che vogliamo, come a casa nostra. Stessa cosa l'acqua, tu parti con un determinato tot litri di acqua sul camper, che devi stare molto attento per non consumarla, invece arrivi in campeggio e ti puoi attaccare all'acqua. Qui c'è un pannello che ti mostra quanta è la percentuale di carica, vedete, piena, quanta è la percentuale di batteria, di acqua, c'è praticamente tutto. Così tu almeno riesci a capire a che punto sei se non sei in un campeggio. E poi in questo campeggio c'è una cosa molto importante, c'è un animatore bellissimo che ti fa giocare a scala 40. Qui le carte, prego. Chi perde porta la borsa della spiaggia. Stranamente ho vinto io, quindi ti toccherà portare a te la borsa del mare. Qui in questo campeggio c'è la piscina, ma assolutamente noi andiamo in piscina di pomeriggio, quindi ora costume e si va al mare. Ecco qui, stiamo passeggiando per la via del campeggio. Ci sono un sacco di cagnini. Ciao cagnolino, ciao. Qua invece non c'è la piazzola camper, ma sono praticamente delle casette mobili che puoi affittare per tutta l'estate oppure a settimane. Qua sono, esatto, caro, roulotte e casetta. E poi ci sono anche tipo i glamping,
che sono i camping glamour, che sono delle casette un po' più belle, sono un po' miste. Vedete, questa è la roulotte e attaccata hanno messo una casetta. Questa è la pineta che separa il campeggio dalla spiaggia. Guardate che guardate che bello, stupendo. Strano che non ci siano le cicale, perché c'è sempre un casino che fanno le cicale, allucinante. Non so se avete notato il mio ananas sulla testa che sono riuscita a farmi, perché Ferruccio aveva delle mollette nel camper e mi chiedo perché Ferruc avesse delle mollette nel camper. Non voglio sapere la risposta. Hai la fidanzata, Ferruc? Sono di Viola. Ah, sono di Viola. Ci crediamo. Siamo arrivati nella spiaggia libera. Ormai è settembre e quindi ovviamente c'è pochissima gente. Possiamo metterci dove vogliamo. Ecco le sedie della Pago, rigorosamente offerte da Pago, giusto? Quanti anni fa? Tanti. I nostri teli, questo qua l'abbiamo comprato l'altro giorno da un Vukumpra a Cecina. Bello amore, l'hai messo proprio bene, grazie. Vi faccio vedere quanto è bella l'acqua qui, nonostante i sassi che io non sopporto, ma non sono molto fastidiosi. Io che sono abituata all'Emilia Romagna, l'acqua è sempre scura. Guardate che meraviglia. È trasparente, è bellissima. Adesso rientriamo perché è mezzogiorno e dobbiamo cucinare, visto che siamo in camper, nel camper c'è la cucina, si cucina, ma prima bisogna andare al market a comprare le cose da mangiare. Ferruccio oggi mi aveva promesso che mi avrebbe fatto una super pasta alla carbonara, ma con la sua ricetta, che non è con la panna, ma comunque un ingrediente segreto che ancora non possiamo dire e lo scoprirete poi tra pochissimo. Eccoci qua, macelleria e market. Entriamo a comprare. Ci servono assolutamente le uova, l'ingrediente segreto, quindi uova prese, ingrediente segreto che scoprirete tra poco, la pancetta perché il guanciale non c'è ma va benissimo uguale, i tè che mi ero dimenticata di prendere per la mia colazione, quindi li prenderò adesso, e vi dirò di più che prenderò i San Benedetto Ginger perché non trovo i crodini e speriamo siano simili. Torniamo alla nostra piazzola, tra l'altro io penso sia bellissimo per magari un bambino, un ragazzino che sta diventando indipendente, andare a fare la spesa al market, perché il campeggio è tutto chiuso e quindi magari si sente un po' grande, e penso possa essere davvero bello per un bambino andare a fare la spesa nel campeggio. Adesso rientriamo nel nostro camper e Ferruc ci farà questo fantastico piatto di pasta che bramo dal primo giorno. Come vedete potete affittare le piazzole anche per metterci la tenda, tenda, camper, quello che vi va. Sono pronta per farvi vedere l'ingrediente segreto. Allora, Ferruc aveva un ristorante, quindi neanche da dire che è il primo scemo che passa. Lui secondo. Dice che in realtà ci vuole l'ingrediente segreto per la carbonara, è niente popò di meno che non le tè alla pesca. No. Le uova, no. Vero, confermo. Il latte! Perché il latte, Ferruc? Non è segreto. Adesso facciamo la carbonara come la faccio io. Vai, va bene. E io sarò il giudice. C'era solo la pancetta o il guanciale? C'era solo la pancetta. Ok, così andiamo tutti. Esatto, ma c'era solo questa. Metteteci la panna, metteteci la panna. Esatto. Se piace lo yogurt, metteci lo yogurt. Sì, beh, magari non mettiamo lo yogurt, però sì, mettete quello che vi piace. Ed ecco qui la cucina in funzione. Qua sta per cuocere la pancetta, qui c'è la pasta, Ferruc, sta bollendo l'acqua. Forse. Qua ovviamente abbiamo la nostra dispensa, guardate che bello, il lavandino. Adesso facciamo le uova, ho anche comprato il pepe, guardate che roba. E si cucina. Sento un buon odorino arrivare da fuori. Wow, ragazzi! Voglio assistere alla preparazione. La pancetta è rosolata. Adesso come facciamo a fare questa ricetta? Mettiamo la pasta dentro. Sarà abbastanza dura. Ok, va bene. Col guanciale non è vero. No, è pancetta, ma va bene uguale. Qui ci sono uova e latte. E? Sale. Sale e pepe. Vai. Mischiamo col fuoco acceso o spento? Acceso ma un po' più basso. Acceso ma basso. Perché? Allora, non diventa proprio una pasta con la frittata, ma a noi ci piace così. Adesso scrivete male, deve essere spento il fuoco. Dico sempre, ognuno la fa come gli pare, ci sta. Ma io poi vi dirò se dovrete assaggiare questa ricetta di Ferruc. Guardate che meraviglia. Non vedo l'ora. È un po' al dentino, ci piace. Intanto noi scendiamo. Ferruc ci tiene a farvi vedere che non è pasta con la frittata. Questo non vedo l'ora di mangiarla. Assaggerò la prelibatezza di Ferruc. Signori miei, 10 più
E per fare un buon video di la giornata in campeggio, non c'è cosa migliore di far vedere anche come si vanno a lavare i piatti. Quindi tocca a te, signora gamer. Ma io le lavate anche ieri. Beh, ieri c'erano solo due tazzine. C'erano solo due tazzine. La spugna è già piena di bagnoschiuma. Perché hai messo il gel? Beh, se vuoi, per sistemarti i capelli. Accompagnami però, dai. Pure? Dai, vieni. Io lavoro a sinistra, devi io andare. Io lavoro stoviglie, tu però poi vieni a lavarmi le mutande. Ok. Ricordatevi questo momento, perché sarà l'unica volta che vedrete Sabrina lavare i piatti. Piatti puliti. Possiamo vabbè, quella andare? Roba che hai lasciato là la prendo io. Ah, ok. Si vede che non ho mai lavato i piatti. Io ho lavato, tu metti a posto i piatti, eh? Certo, bravo. Eccoli qua. Vai, Cenerella. Asciuga bene, eh? Ma che bravo. Stendi panni, stendi piatti. Sono le 13.45 e fino alle 15.30 qui c'è il momento silenzio. Non si può urlare, parlare ad alta voce perché dormono le persone. Quindi io e l'animatore giocheremo a carte. L'animatore è da ieri che non riesce a vincere una partita. Così giusto per dirvela tutta. Spoiler, non ha vinto neanche questa partita. Ci sono prove video. Sì. Sono ufficialmente le 3:30. Adesso mi sta guardando dicendo shh. No, sono le 3:30 amore, l'ora del silenzio è finita. Noi abbiamo appena registrato un fucking camper che uscirà nei prossimi giorni e lui sì. Direi... Ma che schifo. Non l'ho mai leccato. Lo editerai tu. Adesso però volevamo andare in piscina, prima di tutto per passare il pomeriggio e poi perché volevamo approfittarne per registrare un altro video. Quindi il nostro pomeriggio qui in campeggio continua così, andando in piscina, perché a noi ci piace fare al mare la mattina e il pomeriggio in piscina. Poi qua c'è una piscina meravigliosa. Per me è importante che nel campeggio ci sia la piscina. Tu che cosa ne pensi? Non mi piace la piscina, quindi può anche non esserci. A posto. Eccoci qui, siamo arrivati nelle piscine. Oh, stavo già per cadere dentro. Guardate quanto sono belle queste piscine del campeggio. Ferruc, come mai ti stai già asciugando? Sì, in un prossimo video lo scoprirete, perché stavo giocando con Ali a fare la prova a non ridere. Non so di cosa fare. E lui ha spinto Ferruc sull'altro vestito in acqua. Ma i bagnini fortunatamente non se ne sono accorti, perché sennò avrebbero cazziato, perché non si può fare il bagno vestiti. Non si può fare il bagno vestiti. Adesso io mi devo mettere una fantastica cuffia per i capelli rosa, perché nella maggior parte di queste piscine si deve avere una cuffia. Ma ragazzi, fidatevi che sto benissimo. Ho trovato una cuffia che mi rende davvero super sexy. Adesso me la metto e vi faccio vedere. Cari maschi all'ascolto, so che mi invidierete, ma ora mi invidierete ancora di più, perché vedrete Sabrina nella sua versione migliore, più sexy. Eccola qua. Siete pronti? Sì, sì. Cercate di contenervi, eh. Wow, sembri me. Wow. Veramente stupendo. Vi state contenendo, per favore? Mettiti un po' più in là. Un po' più indietro. No, perché mi stai per lanciare in acqua e sono vestita e devo sfogliarmi, quindi non me la fai stavolta. Va bene. Con questa molto sexy cuffia volevo dirvi che, siccome giustamente in campeggio è pieno di fan, loro volevano salutare e dire il loro nome in un video, vero? Come vi chiamate? Io Linda. Linda e Giorgia, quanti anni avete? Io 10, io 9. E qual è la vostra cosa preferita da fare? Farmi in piscina. A te ti piace tuffarti in piscina? Sì. Anche a te? Allora ci fate vedere un bel tuffo? Mettete la cuffia, dai! Siete pronte? Sì! Vai! Oh! Ma bravissima! Che brava! Sei pronta? Oh, ma addirittura che ginnasta, ragazzi! Lei è proprio una ginnasta! Brava! Le è caduta la cuffia, ma fa niente. Ah, ma qui c'è anche la zona relax, amore. Cosa stai facendo? Stai facendo le scoregge. Ah, tu hai fatto l'idromassaggio per cercare di non far notare le tue scoregge. Sì, vabbè, dicono tutti così, ma io nel frattempo ho una foto da fare da una pussola che si vergogna, che ieri l'ha fatta, ma la mamma gli ha fatto a sfocata. E allora io sto andando a rifarla. Ciao, pussola che ti vergogni, come ti chiami? Gaia. Ciao, Gaia! Puoi anche non nasconderti, tanto questo video lo vedranno almeno 100.000 persone. Vuoi dire qualcosa a quelli che ti stanno guardando? No. Ah, ok. Hai 5 secondi per fare un fantastico tuffo. 5, 4, 3, 2. Mamma mia, ma sei il numero uno. Ma chi ce l'ha un bocconcino così? Ovviamente soltanto io. E mentre lui fa un bel tuffo, io mangio le mie morositas. Ragazzi, le morositas insieme alle golia
sono delle caramelle che più adoro al mondo. Non so se riuscite a vedermi, spero di sì. So che ho levato la mia cuffia, mi dispiace, ero troppo sexy con la cuffia, mi dispiace molto che l'ho levata, poi me la rimetterò per voi. Sono le 5:40, siamo venuti via dalla piscina, c'è un motivo, perché in pratica io non ho portato il phone. Visto che inizia a essere un po' freddino, devo lavarmi la testa, perché poi domani andiamo a trovare il mitico Lawrence a Bordighera, e quindi per asciugarmela mi serve un po' di sole, e quindi sono venuti venire via l'ultimo giorno prima della piscina. Ma sono felice perché oggi ho comprato quelli per fare l'aperitivo, e quindi tra poco facciamo anche un bel aperitivo. Stanno muovendo la roulotte telecomandata con un radiocomando, guarda, cioè hanno tipo la macchinina, tu guida il mini 4WD, loro guidano la roulotte. Comunque volevo dire che mi piace tantissimo fare la doccia nei campeggi, e che però se mi cade l'asciugamano sono nuda. Quindi è meglio che io mi vada a vestire. Sono d'accordo. Sono sexy con i capelli così? Molto. Grazie. Una cosa molto carina che volevo dirvi è che anni fa, praticamente agli eventi, un po' per divertimento, un po' perché li portavo in ospedale, chiedevo tipo di, visto che voi mi regalavate sempre qualcosa, chiedevo, non so, portatemi il tè, portatemi gli spazzolini, portatemi le shampoo, le salviettine, un po' di roba così, perché poi la metà li portavo in ospedale. E allora adesso mi è venuto in mano quello di una fan che ai tempi era me contro te, trattino basso la sabbia, trattino sotto un'altra parola, che se ancora mi segui, perché magari adesso avrai 20 anni, non lo so, grazie, sto usando il tuo shampoo, un bacio. E il nostro tardo pomeriggio continua così, ormai siamo tipo degli anziani, io e Ale giochiamo a scala 40, ma anche a casa nostra. E vorrei dire che tipo oggi abbiamo fatto 8 partite e riuscito a vincerne una sola. Ma quanto scherzo sei? Sì, certo. Finiamo questa partita, volevo dire, vinco questa partita e poi preparo un bel aperitivo. Scusa, visto che hai perso ancora, farei vedere, intanto stavo per salire a preparare l'aperitivo, ma guardate, Mr. Ferrus, ma un uomo così dove lo trovate, ragazzi? Ma dove? Col camper anche, col per andare cavolo, a fare le gite! Col cavolo! No, col cavolo! Col cavolo! Io prendo le bottigliette, ci vediamo giù. Amore, guarda che focaccia è di 3 giorni fa! Perché un campeggio è così, fai vedere quanto è morbida? Sempre meglio del tuo pellet, ragazzi, ha comprato questa roba qua che sembra di mangiare il parquet. E quindi buon aperitivo a noi. Sta per arrivare il buio. Siamo con la felpina. Siamo con la felpina, tra l'altro sul mio sito, sì, sul sito del merch nerdoverdose.com. Qui sotto in descrizione c'è sempre, sono le felpe nuove, le maglie nuove. E adesso stiamo andando a fare la pipì, Ale mi accompagna, vero? No, anche io vado a farla però. Anche te ti scappa? Sì. Poi andremo a fare un giro in centro, che siamo a... dove che siamo? A Cecina. E poi questa sera riprenderò in mano la videocamera, perché visto che sto facendo 24 ore nel campeggio, devo farvi vedere il momento letto, che andiamo a letto, ed è la cosa più bella, perché ci immergiamo nei piumoni, perché la sera fa freddino. Tu ti immergi nei piumoni, io mi immergo in quello che vorrei fosse un piumone, ma purtroppo... Glielo rubo sempre! E vabbè, immagino che anche voi, se dormite con i vostri fratelli, con i vostri fidanzati, con i vostri genitori, gli ruberete sempre il timone. Ciao amore, quello degli uomini, e io fate in quello delle donne. Qua. Oh, ho acceso un po' di luce perché siamo appena rientrati dalla nostra serata. Non ho portato la videocamera perché era l'ultima e avevamo deciso, io, Ale e Ferro, cioè di fare un po' gli stupidi e di mangiarci 1 chilo di gelato, mentre alla fine 1,2 kg, ma ce l'abbiamo fatta in realtà più loro, perché ho fatto solo 2 assaggini. Bisogna prendere il trenino perché di solito i campeggi sono un po' fuori dalla città, quindi passavo questo trenino, quelli azzurri che sono in tutte le riviere, ci ha portato un po' in centro. Ho fatto 2 acquisti, il mio primo libro degli esperimenti e il mio primo libro di magia, perché voglio fare un paio di video un po' stupidi con Alessio, volevo stupirlo che imparo un po' di trucchi con le carte. Adesso ragazzi, è arrivato il momento di lavare i denti ed andare a nanna, quindi vi porto un attimino in bagno con me, nel bagno del camper. Non li sto lavando con la sinistra, raga, è impossibile. Provate a lavarvi i denti con l'altra mano, è difficilissimo. Io sono anche ambidestra, però è un'azione che non ho mai fatto. A tra poco che si va nanna. Ciao Ferruc, buonanotte. Il suo letto è quello là e noi dobbiamo salire. Aiuto con una mano. È difficilissimo. Aspettate. Eccoci qui. Non so se riuscite a vedere qualcosa, ma siamo sul tetto quasi del camper. Adesso aspetto Ale, che è andato in bagno e dopo 1,2 kg di gelato non so quanto ci metterà a tornare. One pair of pants later. Eccolo che arriva.
che sale sulla scala, leggero come le coperte. Ne ho messo un po' anche per te. Non l'avevo mai viste praticamente. Ci hai messo mezz'ora in bagno, amore. Senti, io mi sono preso il mio tempo. Ed eccoci qui, ufficialmente a mezzanotte qualcosa finisce la nostra giornata in campeggio. Vi abbiamo più o meno spiegato com'è la vita un po' qui. È diversa da quella a cui siete abituati, magari anche a vedere noi di YouTube. Perché su YouTube diciamo che, amore, c'è altro. Flexano. Magari, esatto, voi siete abituati a vedere giornata in 5 stelle, giornata di qua, giornata di là. No, in realtà vi ho fatto vedere che c'è tanto altro. Siamo anche noi persone normalissime che facciamo queste cose. E anzi, è molto bello. Io l'apprezzo davvero tanto. Quindi scrivetemi nei commenti se avete qualche altra idea per qualche 24 ore particolare. Tipo, non lo so, inventa al volo dei 24 ore. Beh, 24 ore in silenzio. No. Ah. Beh, 24 ore servendo e rivedendo il mio fidanzato. Vabbè, scegliete voi qualcosa da fare di bello. Da qui è tutto. Scrivetemi anche se vi è piaciuto questo video. Sì, io vi mando un bacio grande, grande, grande. Ci vediamo domani con il prossimo video. Vi amo tanto! Ah!